Hola a todos, ciao a tutti, benvenuti al di là della S, la tua scuola di spagnolo. Oggi andiamo a vedere la seconda parte del video, los verbos irregulares. E attenti perché ci sarà un esercizio finale. Siete pronti? Vamos allá! Oggi andiamo a studiare i verbi irregolari, seconda parte. Il video con la prima parte lo trovate qui sopra e anche nella descrizione del video. Nel primo video abbiamo visto i verbi irregulares totales e quelli di cambio vocalico. Oggi andiamo a vedere quelli che hanno, fra tanti altri, la irregolarità soltanto della prima persona, cioè nel yo. Ecco qua la tabella. Verbi che finiscono in hacer, hacer, hacer e ucir hanno il cambio soltanto nella prima persona, nel yo. Il resto dei verbi continuano regolari, e cioè per una questione fonetica, perché ad esempio parecer, sembrare, non si può dire io parecco, si deve dire parezco, perciò si aggiunge una z prima della c. Lo stesso per il resto di verbi, ofrecer, conocer o conducir, guidare, tutti quelli che finiscono in hacer, 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 ucir, mettiamo nella prima persona una z. Parecer, ofrezco, conozco, conduzco. Andiamo a vedere verbos irregulares che finiscono in ger, gir. La stessa cosa, per questione di fonetica cambia solo la prima persona, il resto continua regolare. Ad esempio, coger, prendere, io cojo. Dirigir, dirigere, io dirijo. Proteger, proteggere, io protejo. Ese exigir, exige, io exijo. Cambiamo la G por la J per questione di fonetica, perché non si può dire io cojo. Perderebbe il fonema, il G, suono G, allora mettiamo la I lunga, la J, io cojo. Andiamo a vedere i verbi che finiscono in UIR, come ad esempio costruir, costruire. E questo soltanto dobbiamo sostituire la I per la Y, la Y per la I latina, la I latina per la Y, come io construyo, tu construyes, construye, attenti però perché continua la regola, nosotros y vosotros sono regolari. Andiamo a vedere verbi con doppia irregolarità. I verbi di questo gruppo presentano una irregolarità nella prima persona del singolare, nel io, e nel resto delle persone presentano irregolarità di cambio vocalico. E andiamo a vedere verbos come decir, tener, venir. Vedete? Decir si dice io, digo, irregolarità, prima persona, e poi cambio vocalico nel resto di persone. Tu dices, abbiamo messo la I invece della E, e dice, nosotros decimos, decís y dicen. Nosotros, vosotros, si mantiene regolare, sempre. Lo stesso con tener, tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Vedete, nosotros y vosotros, sempre regolare. E anche qua tengo, tener, la prima persona cambia, tengo, invece tienes, tiene, abbiamo fatto diptongato. E lo stesso con venir. Io vengo, prima persona irregolare, il resto irregolare del cambio vocalico, mettiamo la I davanti alla E, ma nosotros y vosotros si mantiene uguale. Por lo tanto, vengo, vienes, viene, venimos, venís, viene. Siete pronto per completare, sei pronto per completare la seguente frase con il verbo presente de indicativo. Allora, ferma il video e pensa, io comunque ti leggo tutto, le soluzioni dopo l'esercizio. Io, conocer a muchos españoles, a menudo nosotros salir juntos. Cuando yo hacer los deberes de inglés, me duele la cabeza. Yo no conducir, pero con mis piernas llego a donde yo quiera. Por favor, me tú traducir esta frase, no la entiendo. Algunas personas huir de los compromisos. Yo odiar a los dentistas. Siempre que ir me hacen daño. Yo saber muy bien lo que tú piensas de mí. Yo ser muy testaruda, pero tú lo ser más. Todo el mundo decir que estoy loca. No importa si es difícil, yo seguir intentándolo. Allora,
andiamo a vedere le soluzioni, ma prima ti invito a iscriverti nel canale, così sarai sempre aggiornato con i nuovi video e mi aiuti anche a continuare avanti con questo progetto. E adesso sì, andiamo a vedere le soluzioni. 1. Conosco, salimo. Conosco, usciamo. 2. Hago, faccio. 3. Conduzco, guido. 4. Traduces, tradurre, tradurri. 5. Huyen, scappano. 6. Odio y voy, odio y vado. 7. Sé, so. 8. Soy, eres, sono, sei. 9. Dice, dice. Y 10. Sigo, continuo. Abbiamo finito. Com'è andata? Lasciami sotto nei commenti i tuoi dubbi, com'è andata, che io sarò molto felice di risponderti. Se ti piace, condividi il video, dai al like e iscriviti, perché così sarai sempre aggiornato con i nuovi video. Muchísimas gracias, un beso grande. ¡Muah!